Per primi partirono i filosofi, Marx, Hobbes, Cartesio, Schopenhauer, infine anche Montaigne, l'amato. Autunno-inverno, uno. Poi toccò ai romanzieri, Dumas, Dickens, Gogol, ultimo fu Chalamet a disfarsi nella stufa coi suoi racconti della Colima. Autunno-inverno, due. Quell'anno, fino a maggio, le pagine patirono l'inferno per dare calorie. Nel terzo dell'assedio bruciò lo scaffale del teatro. Prima Brecht, poi la rinfusa Strindberg, Shakespeare, Racine, infine con le lacrime Chekhov. Autunno-inverno, tre. Il quart'anno toccava le poesie, ma la guerra finì e le risparmiò. Classifica del fuoco, ultima destinata la poesia, in guerra la più urgente.